Sometimes we act like a fool, not aware we're troublemakers. Sometimes we try to be cool, not being givers, only takers. Buongiorno, è diluvio universale fu, la cepubina. E niente, siamo quasi arrivati, come vi ho accennato ieri stiamo andando a vedere i materiali, tutte le cose di persona, perché su catalogo non è la stessa cosa. Vi faccio vedere una cosa. Ho la felpa! Alla felpa, sono rimasta scioccata anche io stamattina, aveva un freddo pazzesco, ma su da noi fa più freddo. Benvenuto settembre, ottobre, novembre, dicembre, tutti insieme a tirare. Esatto. È veramente freddo, specie da noi. Diluvia! Diluvia, abbiamo capito. E niente, comunque qua fa un pochino meno freddo, ma comunque sì, no, ma comunque da felpa. Oddio che ansia, mi stanno guardando tutti. Ciao belli, ciao. Oh belli, ciao, ciao belli, ciao. Ciao. Brava Ale. Belle, ciao. Comunque adesso cerchiamo un parcheggio e andiamo, che abbiamo già avvisato che siamo in ritardo di 20 minuti. Patatina. Bene, non siamo abituati a tutti questi semafori, quindi per strada la già lì. Mamma, un po' di nausea. Ragazzi. Eh? Anche mamma, altrimenti ci bagniamo tutta. Il papà è lì incappucciato, mettelo lì. E non si bagna. Sono idrorepellente. Lui è idrorepellente. Che terminologia. Ma perché questo? Perché uso la cosa 6, 7, 8, 10 in 1. E quindi... Bravo, 10 in 1. E quindi c'è anche quello che i liquidi ti scivolano addosso, non si impregna. Dai la mano a papi che passi là, che qua c'è la pozza, mamma fa un saltello. Sì. Adesso vi faccio ridere, stanotte mi sono alzata per andare in bagno e ho trovato la pozza davanti al divano, quello in pelle, perché ho dimenticato il Velux aperto. E meno male che sono andata in bagno e mi sono alzata, perché altrimenti... Stamattina era tutto allagato. Amore, guarda, siamo arrivati. Vedo già dei bagnetti, che belli. Stiamo andando a trovare un amico, un ex collega di Riccardo. Abbiamo fatto colazione e stavamo mangiando di cane. E poi dopo andiamo a trovare anche mia mamma. E poi si torna. Okay. Forse dobbiamo solo aspettare. Aspetta! Ah, ok. Ragazzi, mi fa effetto vederci con la felpona accoccolati. Principessina, con la tua caramellina di Lupo Alberto che ti ha preso papone. È una pellicina, ragazze, e non fare gestacci, tira giusto dito. Il caffè è trabocca. No, guarda. Piacere. Signorina, io sono nonna. Nonna vecchia. Io sono nonna vecchia.
vecchia e tu sei bubi piccola. Abbiamo salutato la nonna e ora tappa Mac. Avevo voglia di Mac, che vi devo dire. Vuoi la bicicletta? Quella viola? Va bene, dopo la chiediamo alla signora allora. Bubi vuole la bicicletta viola. Cos'è sto corno che c'è in testa? Il magico corno. Adesso vediamo che c'è. Vediamo che sorpresa arriva nelle P1000. Sono curioso, magari qualcosa per me. No, per me. Per non me. Penso proprio. Dai. Dai. Posso prendermela io la sorpresa? Posso prendermela io? È tuo, amore. Yes. Yes. Ho una fame Anessa. E ho un mal di testa che non vi dico. Ho già preso qualcosa ma niente, non mi passa. Anessa. E gli occhiali? Tu ovviamente sei Elsa, vero? E tu Anna, vero? E sì, io sono più Anna. Sono più tipo Anna, un po' pasticciona, un po'. Aspetta, aspetta, vieni qua Anna. Dammi un bacio. Solo per rubarmi il rossetto, ma questo non si attacca. Chi è? No, non c'è, perché questo non attacca. No. Fregata. Vuole rubarmi il rossetto, ma questo non è. È no transfer. No transfer. Invece no. Tanto adesso arriva la pappa, ti andrebbe via. Invece ti butto per terra. E fai male. Guarda lì. Ci stanno spiando. Fai singhiozzo, eh? Perché parli troppo e mangi troppa aria. Ma ridere troppo non è mai troppo ridere. Il parlare che è un po' troppo. Girettino da... Vieni amore. Da scarpe scarpe mi pare si chiami. Perché... Guarda piccolino, sdraietto. Perché... piove. Volevo vedere per un altro paio di scarpe da ginnastica per lei o per Fede, solo che per Fede non gliele posso provare, quindi boh, vedo un attimo. E già per delle ciabattine per l'inizio della materna, perché vogliono quelle ciabattine, quelle dell'anno scorso non vanno più bene, sono più distrutte, le ha distrutte proprio. E quindi niente, vedo cosa trovo, già che ho letto meno il 70%, ci sono ancora i saldi, ne approfitterei perché tanto le devo prendere. Hai visto? No, l'ombrello dietro. Che bella sta felpa, muore da uomo. Bella bro. Bella bro. Vediamo un po'. No, non si toglie la calza, ma la scuola vai senza calze. Tira sul pollicione. Secondo me ci va un numero in più. In più? Aspetta, vedi se c'è il 29, papà guarda. Sometimes we yell when we're sad, and sometimes we laugh when we're afraid. Sometimes we smile when we're mad, and some lines we wished we'd never said. Stop for a minute, stop and breathe for a minute. Don't get over your head, try to listen instead, won't you?
ragazze, allora siamo quasi, volevo tirare giù un po' l'aria, volevo tirare un po' giù il finestrino. Allora, vi volevo far vedere che alla fine, da scarpe, scusate la faccia, ma nel viaggio mi sono addormentata perché stanotte non ho dormito tantissimo. E anch'io. E anche Bubi. No, non è vero, non ti sei addormentata, sì. Tu. Ho detto faccio un po' di nanna. Mm-hmm. Davvero? Sentite il rumore del fiume? Penso sia del fiume, sì, che passa lì sotto. E niente, quindi dicevo, da scarpe abbiamo preso queste qui, già per poi la materna, non erano in saldo queste purtroppo, sono nuova collezione di Frozen, le ho preso un 30, le va bene, e sono costate praticamente 15 euro. E sono appunto come le vogliono le maestre, quindi mi sono portata avanti e siamo a posto. E poi ho fatto che prendere anche, abbiamo preso anche le scarpe, volevo prendere la Fede ma non mi fido ragazze perché questo posto non è vicinissimo, quindi quando poi tornerà me lo prendo e andremo una volta lì, oppure andiamo da Bata che in realtà è molto più comodo e più vicino, se trovo già qualcosa lì bene, se no me lo porto in quest'altro che è un po' più lontano. E abbiamo trovato queste qua di Enrico Coveri, pensate, dunque non avevano il 50, avevano il 30% di sconto. E costavano 30 euro, poi praticamente con il 30% di sconto le ho pagate, è rosa 20,99 euro, quindi 10 euro di sconto, e sono veramente molto carine perché abbiamo preferito non prenderle in tela perché appunto già queste in tela, quindi è giusto per lavarle queste e utilizzarle per le giornate più calde, poi quando ci sono giornate come queste più uggiose, più autunnali, abbiamo già queste qua che sono tipo le mie, queste qua della Adidas, però sono di Enrico Coveri, davvero molto molto carine, sì, yes. con tutti questi dettagli un po' argento, un po' rosa così, e poi ha il retro con questo rosa diciamo più fluo, più così. E quindi niente, sta tornando che appunto è andato un attimo in farmacia e basta, così vi ho fatto vedere le cosine, insomma mi ho speso 35 euro più o meno, giù di là 35-36 euro, e almeno Ale è a posto, insomma per l'autunno anche con queste va tranquillamente avanti, poi ne prenderemo un altro paio proprio invernali di a qualcosa vederti. Qualcosa dai. Qualcuno, ho fatto vedere le scarpine, hai fatto bene, attenti perché si parte, mettete sempre la cintura, bravissimo amore, allora via verso nuovi orizzonti. Per la prima volta Roberta sarà lontana mi dal telefono. Mi fa vedermi come seconda del video, sei sì. Tu il secondo di solito. Ciao ragazzi. Amore, ti sentono ma non ti riescono a vedere. Vabbè, perché... dopo quando arriviamo a casa filmi un po' tu, va bene amore? Fai la vlogger. Aspetta, tiriamo un po' su. No, troppo su. Prima, perché? Ok, perché... è proprio sul volante, lasciate stare, non fatevi strane. No, era più bello prima. Così? Dimmi. No, vabbè, come era prima andava bene. Così mi pare fosse prima. Va bene, va bene. Va bene. Però mo devi dire qualcosa. Dai, racconta allora. Cosa ne pensi dei bagni. Belli. Poi abbiamo preso una piccola particolarità. Che ci costa un pelino di più, però è proprio un tocco di quelli che sì. A me piaceva tanto, ma poi quello che dicevo a lui è che comunque di non rinunciare, no? Grazie. Non rinunciare per le differenze di costo alle cose che piacciono, ma per il semplice fatto che il bagno dura una vita, cioè non è che uno rifà il bagno tutti i giorni, quindi... Ma soprattutto allora fosse una differenza di 1000 euro, uno diceva vabbè sti ciufoli,
Ma metà di 1000 euro, però chi guarda lì l'acqua, eh già, mamma mia, è pienissimo. Vai amico mio, forza, dai, devi fare queste cose. Ah, ho solo detto dai amico mio, forza, mica io ho detto, mica l'ho insultato. Infatti è pienissimo, perché ha piovuto un sacco, piovuto tra tanto. Ieri e oggi ha fatto veramente il diluvio. Ho sbagliato, dovevo girare là. Infatti, vabbè, magari ci arriviamo anche da qua o no? No, 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 perché poi finisci, mi sa, verso il paese dopo. Aspetta perché c'è una macchina, dico vieni a girarti là, sai? Dove? Che almeno vedi se no ti arrivano macchine. C'era questo che non capivo se voleva venire di qua o meno. Qua ti allarghi, dovresti farcelo anche con una manovra sola. Vai, vai, girati. Ma c'è una macchina! Ma sì! Ma sì! La nonnina. Ma amore, ha piovuto, ce l'hai con sto parco giochi? Ha diluviato, da ieri sera che piove. Amore, sono tutti inzuppati i parchi giochi adesso. Amore, ma non bastano i pantaloni si inzuppano. Si bagnano e poi come facciamo? Se col pantalone si è bagnato? Si inzuppano tutti i pantaloni. Comunque non è questa la strada che avevo fatto l'altra volta. Che ti dicevo? È stato una lastra di metallo. Una lastra di metallo sulla quale siamo passati. Allora ha fatto tutun tutun, perché siamo passati noi. Hanno davvero le lampade? Non l'abbiamo rotta, amore. Cos'è che vi detto che dovevamo passare al Lidl a fare qualcosa? Il pane. E basta? Il pane, allora, se tu giri. No, aspetta, dopo quella grigia puoi andare. Sì, sono d'accordo, non si deve arrivare alla luce. Oramai è entrato nel mood. Quella del gioco dello stendino, quella che gira e fa. Che tutte le volte. Che c'è un qualcosa? Vabbè, ma allora passiamo un attimo. Mamma. Dai, dobbiamo passare anche un secondo a Lidl. Oh. Non abbiamo nessuna voglia, ma ci tocca. Ma cos'era oltre il pane? Il pane. E le uova, le uova, le uova. Le uova. Mamma. E a sto giro vai tu. Va bene. Ti porti i bubi e fai vedere qualche ripresa. Anche loro. Venite con me, non c'ho voglia. E le caramelle a coccodrillo. Ma basta. Ma basta, ce lo diamo già. Brava, bubi. L'orsetto abbiamo e abbiamo anche ancora i marshmallow. Che strana sta macchina. Ma in realtà sono quelli finiti i coccodrilli. Male ai denti e allo stomaco. Fai il bravo, diteglielo anche voi. No, ma vado solo io un attimino, prendo il pane. Un attimo, no. Vuoi venire con mamma o vuoi stare qua con papi? Voglio andare con te. Ma no, male, resta con me. Ma no, dai, papi. Per favore. Resta con me. Non mi lasciare solo. Devo andare qua. Va bene, allora facciamo così. Se devi proprio andare, ti aspetto qua. Ma perché è così lontano? Che così fate un pezzo di video, chiacchierate. Stacca là, va. Che me lo porto. Venite con me almeno voi. Venite con, andate con lei, perché sono cose importanti. Manina? No, ma va, ha perso due cose, il carrello. Sono due cosine dobbiamo prendere. Ah, ma... Gentili clienti, apriamo cassa 1. Vi preghiamo di riporre... Dai che te l'ho già preparato, su. Mi fa strano essere io diretto. Ragazzi, ciao. Ciao. Metti giù la maglia che sei ciao, tutto arricciato. Sì. Sono arricciato. Tutto bene. Katia. C'era un casino di gente. E secondo te perché? Ma dove non sono entrato?
avrà finito di piovere un po' e la gente si è fermata. Allora ha detto, sai che c'è? Io ne approfitto. Poi è pure lunedì. Ma secondo te no? Io adesso non vi faccio vedere perché non posso. Ma ci sono un gruppo di persone. Ma sono turisti, sono stranieri, quindi vengono. Sono turisti. Ma sì, no, tu passa la volta che ti asfalto. No. Signora, signora, dove sta andando? Signora! La gente veramente. Manco io più. Io vi dico solo che. Ci sono due vie. Uno che entra e uno che esce. A Torino c'era su un corso, stavamo andando così, un furgone con una macchina che gli è sbattuta proprio contro mano, cioè su un corso grande, che dico, per sbagliare senso veramente, cioè, ce ne vuole. Se vai di là fai la scorciatoia. Vabbè. Ma sì. Vabbè, comunque. Sembra che mi sto mangiando il volante. No, lasciamelo, perché poi è un problema a girare senso. Comunque, anche il pane, abbiamo preso pane, uova, succhi, poi abbiamo preso il dolcino e poi c'era. Ah, i succhi, è vero, brava. Occhio. Quelli. Questo è brutto. Addirittura brutto. Non è bellissimo come dosso, ma brutto mi pare eccessivo. Ma questo si chiama com'è che è? Non è body shaming, eh? Shaming e basta. Bullismo. No, non è bullismo. Che dici? Perché bullismo? Ho criticato il dosso. Esatto. Perché hai dato del brutto al dosso brutto. Cioè, al brusto di. Al dosso diversamente perché bello. Perché non valuti di tacere 5 minuti? Che veramente. Che carino! Oh, cosa? Angelino ballerino. Cosa? Ma che ne so, Bubi, ma che ne so. Vabbè, comunque. Guarda che bello! No, vabbè, ve la devo far vedere. Guarda la punta! È nevicato lassù. Anche là. La vedi la punta? Mm-mm. Bellissimo. Guarda la montagna, Bubi, c'è la neve. Bellissimo come vedere. Questo vi dice guarda che temperatura già. C'è. È lassù nevicato. Ma non penso che abbia nevicato adesso. Come no? Sulla montagna, amore, sulla lassù, montagna. Ma non lo vedi da dietro. Da dietro non adesso si che può... papà gira lo vedi, guarda quel finestrino. Una buca c'era, una. È grande quanto Giaveno. È presa, cioè. Ah, proprio dove c'è il fumo. È grande. Quella è una nuvola, amore, non è fumo. Come buca è grande come Giaveno, ma non perché so. Perché è storto così? Cioè, vi ha messo in pendenza per farvi sentire in montagna, capito? Così va meglio? Decisamente. Aspettiamo. Se tu sei dislessico anche se hai dormito. Io ho dormito poco. Ma un po' di comprensione. Io ti comprendo. Lo dislessico. Vedo. Comprensione. Andiamo bene. Già. Ma perché uno gira? Vai, buttati. Ma che buttati? Via, 20 minuti. Ma che hai da fare? Ma quando ho preso la patente aspettavo così tanto per attraversare un incrocio. Ci sono macchine, che devo fare? Ma che ci sono, mamma, sono a Canosa d'Alba. Senti, poi con la tua fai quello che vuoi. Sì, per fortuna sì. Vai. Guarda, se non è partito. Guarda dal finestrino, amore, guarda la punta della montagna. Buonanotte, è già passata. La finiscila. Non si vede più, c'è un palazzo davanti. C'è una casetta davanti. Un palazzo, una casetta? Che cos'è? Vabbè, ora vedi bene. Qualcosa. Un incrocio. Un incrocio tra che? Tra casetta e palazzo. Una casetta. Bubi ha detto che è una casetta. Una palasetta. Una Vabbè. Palasetta. Direi che possiamo anche chiudere questa clip inutile. Ma va. Comunque stiamo tornando a casa finalmente, così ci andiamo a rilassare un pochino. No, non andiamo a rilassarci. Magari. Ho capito. Va bene. Ragazze, salto temporale. Mega salto temporale, perché mi sono messa alla caccia, sono andata a caccia di qualcosa. Vi ho messo le storie su Instagram, chi mi segue su Instagram avrà seguito tutta la vicenda. Vi stavo parlando di shopping, delle cosine che ho preso oggi.
appunto vi ho fatto vedere solo le ciabattine, così qualcosa me lo metto sempre su Instagram, qualcosa su YouTube, così insomma non mi ripeto troppo di qua e di là. Però insomma Ale a un certo punto ha visto un animaletto, un insettino, quindi ha tipo cacciato un urlo. E quindi ho detto, oddio, che è successo? Ma un insetto. Però ho visto che urla anche per una formica, non mi sono allarmata sinceramente. Poi però ho visto una cosa lunga e tra l'altro saltava, quindi o è un grillo o una cavalletta. Non fanno niente, ma fanno schifo. Cioè, mi turba alquanto. Sì, mi devo ancora struccare, solo che tanto sono al montaggio di questo vlog, quindi devo ancora andarmi a lavare i denti, a struccarmi, faccio tutto dopo. E vabbè, insomma, a un certo punto è scomparso, non ho più trovato niente, ci penseranno Ricky e Aaron domani mattina. Basta, io sono salita al piano di sopra, anche perché dovevo mettere Ale a nanna, poi veniva tardi, anzi già ho perso troppo tempo, perché comunque adesso devo mettermi ancora all'editing di questo video, e quindi ho perso un sacco di tempo. E niente, ho già scaricato le clip, adesso vado a fare il montaggio e sono contentissima perché così sono a due video. In realtà uno è già pronto su YouTube, questo lo sto editando, lo carico stanotte, faccio un'anteprima magari domattina, se riesco già stasera mentre si salva col cellulare faccio l'anteprima, e così unisco l'utile al dilettevole e sono già a più due video. Voglio avvantaggiarmi, ve ne ho parlato anche su Instagram, ho messo anche un sondaggio su che programmazione preferite per settembre, sta per iniziare settembre, voglio partire molto molto bene a settembre, quindi voglio portarmi un po' avanti con i video. Penso che pubblicherò ancora ad agosto, perché vediamo un attimo, oggi è 28, i primi freddi, già inizio col naso, e oggi è 28, praticamente il mese finisce giovedì 31. Io penso che tra domani, che è 29, 30 e 31, metterò solo un vlog e gli altri me li voglio tenere tutti per settembre, ragazze. Voglio partire bene dal primo settembre, uscire al video, e penso, visto dal sondaggio come è andato su Instagram, che farò lunedì, martedì, giovedì, venerdì e vlog bonus del weekend, come facevo prima, come c'è sulla barra sopra di YouTube con già scritta la programmazione, perché mi pare, aspettate che guardiamo insieme sul mio YouTube, dovrei aver fatto il banner con la programmazione, esatto, quindi a sto punto io manterrei quello, visto che tanto è quello che avete votato di più mi pare su Instagram. Vi faccio vedere, ecco, vedete, questo è il canale. E qua appunto avevo scritto video ogni lunedì, martedì, giovedì e venerdì, e poi tengo sempre un bonus. Se ho un video in più ve lo metto nel weekend, diversamente questi sono i giorni fissi dove alle 14 faccio uscire un video. Quindi insomma penso per le 14, adesso vedrò un attimino l'orario, se metterlo al mattino, se metterlo il primo pomeriggio, comunque. In linea di massima penso manterrò questa programmazione, visto che è anche già scritta qua e visto che vi è piaciuta tanto anche su Instagram. Quindi vado a sbrigarmi a montare questo vlog, così carico tutto e sono a posto, e domani inizio subito un altro, così siamo già a tre. Vi mando un bacione immenso, vi voglio un sacco di bene, forza che sta arrivando l'autunno, sono troppo felice, vi voglio bene.